Ciao a tutti, abbiamo preparato il pantaloncino corto, questo è il dietro, questo è il davanti. L'abbiamo fatto corto secondo le misure che vogliamo e questa è la parte, le due parti, meglio dire, della tasca. In pratica questa è la parte interna che completa la parte davanti del pantaloncino e questa è la parte anche interna della tasca che verrà unita al taglio della tasca, poi cucite da un lato sopra e poi dentro. Fatto questo abbiamo anche il dietro che poi verrà unito. Questa è la cintura arrotondata, noi la uniremo al pantalone in questo modo, sarà doppia e intera dal dietro fino al davanti, meglio fare una cucitura al centro dietro. Il davanti sarà con la cintura e i bottoni e anche la chiusura non sarà una chiusura lampo, ma bensì due bottoni, perché lo spazio è veramente molto molto poco. Ok, adesso vediamo come abbiamo tagliato sul tessuto. Questa è la parte davanti, come vi ho fatto vedere nel cartamodello. Queste sono le due parti della tasca che verranno messe appunto in questa posizione. Ecco, questa sarà la parte che cuciremo con la parte esterna. Eccoci qui con il davanti. Ora segniamo con gli spilli dove cucire il cavallo davanti. È importante iniziare la cucitura un centimetro prima dell'inizio della chiusura lampo oppure dei bottoni. Abbiamo aggiunto un centimetro per cucire. Mettiamo gli spilli e passiamo ora alla tasca. Questa è la parte della tasca che metteremo all'interno. Andrà cucita la parte davanti, la parte del dritto del tessuto sul dritto del tessuto del davanti, cuciamo lungo questa linea e poi lo giriamo verso la parte interna del pantalone. Chiaramente da entrambe le parti, sia sulla destra che sulla sinistra. Ok, adesso prendiamo l'altra parte e anche la mettiamo sulla parte dritta del tessuto. Come vedete manca il fianco, per cui la seconda parte della tasca completerà il fianco. Ora cuciamo qui, poi di nuovo cuciamo il cavallo, come abbiamo detto, un centimetro dal bordo del tessuto. Ok, abbiamo cucito questa parte della tasca alla parte davanti del pantalone, l'abbiamo girato verso la parte interna e abbiamo fatto una cucitura esterna di un centimetro per fermarla. La stessa cosa vale per l'altra parte. Abbiamo cucito il cavallo del davanti e lasciato aperto la parte dove metteremo i bottoni. Questa è la seconda parte interna della tasca. Come avete visto, lì abbiamo un piccolo taglietto al quale faremo coincidere la parte superiore della tasca precedentemente cucita e mettiamo uno spillo. Poi aggiustiamo così che il lato combacia con il lato. Come vedete, anche le righe dei quadrati combaciano perfettamente. Ecco, ora mettiamo uno spillo
anche qui, anche in basso, e poi lo cuciremo, lo uniremo, così sarà più facile poi unirlo alla parte dietro del pantalone. Anche in alto daremo una piccola cucitura. Ora, nella parte interna, praticamente uniamo le due parti della tasca, altrimenti i soldini cadranno per terra. La stessa cosa faremo chiaramente dall'altra parte. Adesso andiamo a cucire il cavallo del dietro, che sarà il centro dietro. Anche qui la cucitura sarà 1 cm dal margine del modello del dietro. Non c'è ripresa perché la vita è molto bassa e la ripresa è stata assorbita dalla cintura che verrà dopo cucita. Ok, il davanti è pronto, la tasca, come vedete, è pronta, è stata chiusa in alto, in basso, nella parte interna, anche dal lato, questo da entrambe le parti. Ecco, la mano entra comodamente nella tasca, il cavallo è cucito e ora prendiamo la parte esterna del pantalone e la mettiamo sulla parte esterna del davanti, dietro sul davanti. Ora uniamo la cucitura, la fine della cucitura dei due cavalli del davanti e del dietro e mettiamo un spillo per unirli. E poi scendiamo lungo la gamba interna, sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. Ecco, adesso unisco la parte interna della gamba, come vedete. Quando cuciremo, inizieremo lì, passeremo attraverso il cavallo e poi scendiamo sulla parte interna della gamba dalla parte opposta. Anche per un pantalone lungo avremo stesso modo di cucirlo, non c'è differenza e se la lunghezza è diversa. Ora uniamo i due lati dalla vita in giù e contemporaneamente prendiamo anche la tasca. Ora cuciamo il cinturino al pantalone. Mettiamo la parte dritta del pantalone, non dove abbiamo attaccato il tessuto adesivo, ma bensì nell'altra parte, dritto sul dritto, come vedete, e poi mettiamo gli spilli tutto intorno. Lasciamo una linguetta da una parte e l'altra parte viene pari con il centro del cavallo davanti. Ora cuciamo tutto intorno e poi dall'altra parte, appunto, lasciamo questa linguetta che entrerà all'interno o all'esterno a seconda di come vi piace. Ok, cuciamo intorno, dopo aver messo gli spilli, per chi vuole imbastire, si può anche imbastire. Ed ora proseguiamo. Abbiamo cucito con la macchina il cinturino tutto intorno ed ora giriamo il cinturino in questo modo, facendo una cucitura esterna, praticamente chiudiamo il cinturino. Ora qui dove c'è la linguina lo rifiniamo facendo entrare internamente il tessuto in eccesso. Ok, così sistemiamo la linguetta. Si può chiudere anche con cucitura macchina che poi prende tutto intorno oppure a mano.